Il liceo artistico chiude? Sì, no, forse. Tra porte chiuse, bocche semicucite, voci di corridoio, la provincia rischia di finire con la testa nel pallone rispetto all'ipotesi di chiusura del plesso di Tuoro Cappuccini per problemi di idoneità statica. Prende tempo. Ci va cauto al telefono il consigliere con delega all'istruzione ed edilizia scolastica Girolamo Giaquinto, stamane protagonista di una serie di incontri sul caso, riunioni a cui hanno partecipato anche la preside del liceo Maria Rosaria Siciliano e il provveditore agli studi di Avellino Rosagrano. Attendista anche la dirigente De Luca, che si dice pronta a fronteggiare ogni decisione a tutela della sua scuola. La provincia sta valutando, io semplicemente ho chiesto di capire che cosa c'è in atto, sicuramente la provincia farà ciò che sarà giusto fare, quindi non ci sta motivo di ansia, di agitazione, i ragazzi saranno tutelati, i docenti saranno tutelati e si farà quello che è meglio, con calma. No, pare che sia comunque necessario il trasloco. Ma questo io non lo so e ancora stanno valutando i tecnici, quindi voglio dire, stanno valutando loro, come possiamo dire che c'è questa necessità? Si vedrà con calma, si farà quello che è giusto fare. Questa valutazione cosa comprenderà prima di arrivare all'esito finale? Stiamo valutando insieme, soprattutto le relazioni tecniche. Rispetto al fair play dimostrato dal delegato Giaquinto e la preside Siciliano, così come capitò alla vigilia della chiusura della scuola Cocchia, il provveditore Grano sembra però accreditare l'ipotesi del trasferimento del liceo artistico. Sentite questa intervista. Ipotesi anche di trasloco a questo punto da parte in particolare dell'istituto d'arte. Beh, se il problema è l'istituto d'arte è chiaro che ci sarà da sistemare l'istituto d'arte, no? Siccome è un problema l'istituto d'arte, perché pare insomma che anche le relazioni dei tecnici e la provincia abbiano verificato dei disagi, insomma è inutile ormai negarlo, ci sarà. Io dico che bisogna prevenire le cose, quindi siamo in un'ottica di prevenzione. Questo che significa? Che si farà tutto quello per rendere l'istituto d'arte fruibile magari in un altro posto. Ah, in un altro posto, quindi significa che ci sarà un'altra sede per gli allievi dell'istituto d'arte, quindi si annuncia un trasloco. Può darsi, sicuramente sì, visto che insomma, bisogna fare dei monitoraggi, c'è necessità di avere tempi sui monitoraggi, non ci possono essere gli alunni quando si fanno i monitoraggi, allora dobbiamo trovare un'altra sede. Diciamo la decisione della provincia e del provveditore anche per anticipare la chiusura da parte della procura. Ma la procura ha solo acquisito degli atti, quindi non è detto che ci sia una chiusura. Sono state riscontrate delle urgenze, quindi non è un anticipo sulla procura, è una responsabilità della provincia. E questi alunni dove li mettiamo, considerando che ci sono dei laboratori artistici? Perciò dobbiamo garantire i laboratori, sarà una sorpresa, però garantiamo tutti i laboratori. Quando più o meno ci sarà questo trasferimento? Speriamo a breve. Ormai è inevitabile il trasferimento, provveditore? Io credo proprio che sia opportuno.